non ti perdere di coraggio se ti tocca lavorare molto e raccogliere poco. Se pensassi quanto costa un'anima sola a Gesù, non faresti lamento alcuno. Pace e bene, cari amici, un giorno ancora insieme. È bello ritrovarci sempre alla stessa scuola, alla scuola di Gesù, guidati da Maria. Sì, questo mese è un mese particolare per la presenza di Maria nella nostra vita. Lei ci invita a rimanere sempre uniti tra di noi, con lei e con Dio. Molto bella quella espressione della supplica della Madonna di Pompei, riferita al rosario. Catena dolce che ci rannodi a Dio. E attraverso questa preghiera, cari amici, vogliamo veramente essere sempre uniti tra di noi e con il Signore. Siamo alla scuola di Padre Pio, l'uomo del rosario, l'apostolo del rosario. Penso che insieme a Bartolo Longo, apostolo del rosario, noi possiamo dire che Padre Pio si è messo proprio sulla scia di questa preghiera per far conoscere a tutto il mondo la forza, la potenza di questa preghiera. Per i figli spirituali, ricevere una corona di Padre Pio era ricevere il dono più prezioso di tutto il mondo. Ho conosciuto alcuni figli spirituali proprio che mi hanno detto: quando il Padre mi ha regalato la corona, per me è stato il giorno più bello, avere una corona da Padre Pio per poter pregare con Lui e come Lui la Madonna. Oggi vogliamo ascoltare un pensiero di Padre Pio annotato tra gli appunti personali di Alberto Del Fante. È un consiglio che è prezioso per tutti noi. Leggiamo: se noi siamo calmi e pazienti, troveremo non solo noi stessi, ma anche l'anima nostra e con essa Dio. Essere calmi e pazienti. Certo, sono due aspetti che oggi un po' difettano nella vita di tutti. E questo non sempre per colpa nostra, ma perché ci lasciamo trascinare dal fiume dell'umanità. È necessario fare resistenza e andare controcorrente. Decidere di rimanere nella calma e nella pazienza. È una decisione nostra, cari amici, una decisione che va alimentata alla presenza del Signore e quindi con la preghiera. Padre Pio si fa nostro maestro, ci insegna a vivere in questa dimensione. Tante volte ho sentito dire dai confratelli, dai figli spirituali, Padre Pio non lasciava mai la corona, portava sempre la corona tra le mani, e con questo strumento Padre Pio coltivava queste virtù. Ci dice Padre Pio inoltre che se conserviamo la calma e conserviamo la pazienza, troveremo non solo noi stessi, ma anche l'anima nostra e con essa Dio. Nella calma e nella pazienza ci è dato di poter entrare nell'intimo della nostra anima e lì trovare e incontrare Dio. Cari amici, è questo desiderio che noi dobbiamo coltivare. Quando noi chiediamo al Signore qualche grazia, prima di ogni altra grazia dobbiamo chiedere quella calma e quella serenità che ci permettono di incontrarlo e dialogare con Lui. Padre Pio ci ottenga questa grazia dal Signore, allora saremo veramente felici.
vi auguro ogni bene, pace e bene a tutti.